Nel 1920 esce prodotto dalla Decla Bioscope Das Kabinett des Dr. Caligari. Gli autori sono un ceco, Hans Janowitz, e un tedesco, Karl Mayer. Danno vita ad un testo in cui le loro aspirazioni, vicissitudini personali, ansie e paure diventano un tangibile racconto dell'orrore e di denuncia sociologica. Il dottor Caligari sarebbe l'uscita dalla preistoria del cinema tedesco. Il gabinetto del dottor Caligari, fra l'altro, più che opera di un regista, è opera degli scenografi. E infatti il film, sul piano proprio strettamente cinematografico, è modesto. Karl Mayer dava un'interpretazione della realtà. La realtà non è mai assolutamente netta, è fatta di impressioni. E queste impressioni, nel caso del Caligari, sono tutte impressioni che danno una visione oscura della realtà. Conrad Veidt, che è l'attore che fa Cesare, aveva una fisionomia molto strana, molto, molto netta, tant'è vero che Billy Wilder diceva che figure come quelle di Conrad Veidt ne nascono uno al secolo, perché avevano una fotogenia straordinaria. Il personaggio di Caligari impersonifica onnipotenza dell'autorità di Stato, che idolatra il potere e viola ogni diritto umano. Cesare è l'uomo comune che, come tutti i militari di leva obbligatoria, viene addestrato ad uccidere. Inizialmente viene incaricato Fritz Lang a dirigere Caligari, ma poi la scelta cade su Robert Wiene. Dopo la caduta del muro, il fatto che si siano aperti tanti archivi cinematografici, oggi c'è, diciamo, il canone rivisitato. La novità è quella di coniugare l'espressione dell'avanguardia con il popolare. Il film, narrato da un personaggio interno, Francis, narra la storia di un ciarlatano da fiera, Caligari, che ipnotizza un sonnambulo, Cesare, per fargli compiere alcuni omicidi, finché è smascherato nella sua doppia veste di direttore dell'ospedale psichiatrico e di assassino. Alla fine però si scopre che il narratore è degente nello stesso ospedale psichiatrico e il direttore è un medico equilibrato ed attento. L'ultimo sguardo del direttore però, ambiguo e non privo di aspetti minacciosi, riapre alla fine il dubbio. Il copione originale, ritrovato solo nel 1976, conteneva indicazioni sull'articolazione dei piani, sui raccordi, sul punto di vista della macchina da presa, persino sulla collocazione del testo e delle didascalie. Il testo resta di tipo descrittivo, mai usa un linguaggio poetico e riprende la critica della realtà e della verità del tardo Nietzsche. La sceneggiatura è perturbante e bizzarra, dando vita ad una fantasmatizzazione della realtà attraverso una stilizzazione anche formale e a fenomeni di anacronismo. La musica di accompagnamento, composta da Giuseppe Becce, propone ancora il tema della morte. Il titolo stesso porta in sé elementi presi dal lessico tedesco, francese ed italiano. Il nome di Caligari fu mutuato dal personaggio di un racconto di Stendhal. Janowitz propose di far disegnare le scene all'artista Alfred Kubin, ma la produzione optò per il gruppo vicino alla rivista espressionista Der Sturm. Hermann Warm, Walter Rohrig, Walter Raman. Questi dichiarava: i film devono essere disegni destati a vita. E così fu. Le scene di Caligari, girato totalmente in interni, ricordavano vagamente le visioni urbane di Lionel Fanninger. A volte lo spazio diventava monodimensionale e piatto, altre volte si distorceva ed aumentava di dimensione e di profondità a rasentare il surreale. La luce deve molto all'utilizzo che il regista Max Reinhardt ne faceva in teatro. Ha qualcosa di fiaba da laboratorio, una luce ultraterrena che rivela lo scenario dell'animo. È uno dei maggiori contributi al cinema e anche il teatro ne fu influenzato successivamente, adottando la tecnica dell'irisin per isolare con una sagoma di luce un attore o una parte della scena. Con l'inquietante manifesto che ammoniva «Devi diventare Caligari», il film fu presentato al Marmorhaus di Berlino il 26 febbraio del 1920.
il film fu molto apprezzato dai francesi, che coniarono il termine caligarismo. Fu proiettato a New York nell'aprile del 1921, consacrandone la fama mondiale. Caligari è anche una premonizione. Usa il potere ipnotico per piegare al suo volere lo strumento Cesare, anticipando quello che accadrà realmente quando Hitler manipolò lo spirito delle masse su larga scala. Lo psichiatra viene smascherato in una fiera che simboleggia l'anarchia, che implica il caos, ritratto della Germania del dopoguerra. Caligari mostra l'anima che oscilla tra tirannia e caos, un orrore senza fine, che culmina nell'epilogo del film, dove la normalità è un manicomio.